Ciao ragazzi, benvenuti qui finalmente in una nuova serie. Siamo qui con NBA 2K22. Ma Pingu, Made of Scare, dov'è? Calma. Come vi ho già raccontato nell'ultimo video che ho portato di FIFA, che era l'altra settimana, nel video che vi lascio qui o qui, non mi ricordo dove, vabbè, comunque comparirà. Come nelle schede vi spiego il perché della mia assenza, che è dovuto a diciamo un problema super serio, però comunque non era da scherzarci. Comunque andate a vederlo se ve lo siete persi. E comunque per Made of Scare, come ho già detto lì, anche i file si sono danneggiati. Porcaccia la miseria. Quindi mi tocca rigiocarlo da zero. E l'altra settimana, in realtà questa settimana, pertanto questo video lo sto registrando ancora venerdì, nelle condizioni che vedete che non sono ancora benissimo, non stavo appunto bene, non me la sentivo sicuramente di giocarlo da zero. Cercherò di farlo appunto questa settimana che viene, recuperare il più possibile e quella settimana ancora dopo poterlo riprendere. Ma nel frattempo intanto abbiamo questa serie qui, comunque abbiamo tante cose e tanti giochi da poter portare. Grazie al Game Pass, grazie Xbox, grazie Microsoft, pagami. E niente, io direi di lasciare un like, un commento, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, altrimenti non arrivate a festeggiare la cosa più bella che volete festeggiare quest'anno, altrimenti avrete anche un'estate orribile, barra se avete degli esami a settembre venite bocciati, altrimenti venite bocciati prossimo anno. Quindi io mi iscriverei. E in più di seguirmi su Instagram, Enrico Canziani Ping, tutto attaccato, come sempre, oddio che bella aria, adesso mi emoziono, per avere qualsiasi notizia e novità su video in uscita di tutte le tipologie. Io direi che possiamo intanto avviare la registrazione, come sempre, e vedere come funziona questa storia. Intanto aspettate che mi metto le cuffie perché sennò non ci sento niente. Mannaggia la morosca. Ah. Ok, ho avviato tutto, lì sta sono storto? No, vorrei essere dritto in teoria. Eccoci qua. Attenzione. Queste dovremmo essere noi, perché purtroppo ho avuto delle difficoltà con l'app che preparava il viso del gioco. No, te lo spiego dopo. Yo yo yo! MP! What's it gonna be, MP? D-League, College, NBA? Who knows? Yeah! Effettivamente non glielo dice. Hey, yo yo, MP! Hey, MP, when are we gonna see you out here? Spoiler, siamo un playmaker. Guarda il playmaker. Ehi, safe, attenzione. Tutti che già ci conoscono, attenzione. Ah, non capivo, ho visto la porta aprirsi sola, ho detto che cazzo. Oh, il caffettino. Madonna che abbiamo un naso orribile, ma non stavo mai meglio. Attenzione. Look, good looks on the internet today, bro. Yeah. Okay. Trying to play 2K or something? Nah, man, I'm checking out the analytics on your page right now. Hey, that's why you the manager, bro. Always getting it done. Okay, you're the manager. You just know managers get paid, right? I'm more like your mom right now. Oh, no. Negative, bro. My mom, she know how to cook. Oh, well, all of a sudden you don't like ramen? For breakfast? Every day? Nah. Yo, you know we getting a lot of comments on this video we just uploaded, right? Hold on. Let me go find it. Yo, look. 6'6", trash talker, exposed, bro. Told y'all he was garbage, man. He ain't never played no organized ball. Yeah, maybe, but then I talk about how you hit that filthy step back in his eye. What they talking about? They're all asking okay, what ci mettiamo che stiamo umiliando man. Della gente. Why hasn't MP signed with a college yet? Okay. Told y'all he's trash. MP scared a real comp or something? Can't stay an influencer forever, son. Like, they just keep going. Oddio, siamo degli influencer? Man, let them ask. Siamo TikToker. Look, let the intrigue build, bro. We just got here 3 days ago, Rick. Can I get settled in before I have to make some major life decision? Leave you on schedules, bro. Che look, it's nice that we're making enough money to pay your rent off your socials, yeah, but barely.
But college ball is not going to wait on MP, the influencer, to just make up his mind before they start the season. Look, you're not bigger than the sport of basketball, bro. Thank you, Captain Obvious. Thank you, Rick. Well, I'd rather be Captain Obvious than Captain Oblivious. I know. Okay. Look, man, I barely even know where the best spots are, all right? How are we supposed to have this music and fashion empire if we're not even in the local scene? By doing exactly what we've talked about since I convinced you to start making videos in the eighth grade. Establishing yourself as a basketball star. Everything comes off of that. Look, no one wants to start a fashion line with the 15th man on the team. Hey, look, I'm just messing with you, Rick. Chill out. Okay, you're so funny. What, you want to add comedian to the list too? Bro, no one's trying to be funny. All I'm saying is I just need time to process it. We don't have time, MP. Unless you want to be a street ball player for the rest of your life, you need to make a decision and you got to make it soon. Beh, qua c'ha ragione, in effetti. Caputano, sono cagato addosso. Allora, calmi. L'inizio di qualcosa di grande. E prendo un attimo un'altra bottiglietta d'acqua perché... oltre al caldo, ma con quello che ho io alla gola, se non bevo, è fenetta. Quindi, un secondo. Eccomi qua. Allora, torniamo dove eravamo rimasti. È andato via il sole? Come? Voglio via diluviare. Vabbè, tanto starò a casa, tanto comunque non esco da una settimana, restando male. Allora, l'inizio di qualcosa di grande. Progressi in missione con il rettangolino quadratino. Poi ci sono le scritte a fianco. E icona missione. E che cacchio cambia? Ah, uno un po' più grande, un po' più piccolo. Oddio, quella cosa di Kobe là è bellissima. Mi ricorda dei lavori che avevo fatto per scuola, io proprio l'avevo fatto su Kobe, proprio perché era di scegliere o su uno sport o sulla musica, bisogna fare delle presentazioni e io l'avevo fatto tramite Illustrator, Photoshop, se riesco se li trovo ve li metto qui in sovraimpressione in questo momento. Era da fare la copertina di un CD, un poster e un manifesto, mi pare. Sì, io non riesco a inquadrarli, vabbè. Uno di tre. Tutti e tre, che era appunto o sulla musica o sullo sport di qualsiasi tipo. Se li trovo, giuro che ve li metto perché sono veramente belli. Potete darmi un giudizio nei commenti. Mi è venuto adesso in mente con Kobe lì. Quindi, ok. Leggiamo cosa c'è scritto in avanti, perché sennò il video dura 6 ore. Allora, in città troverai un sacco di persone che possono aiutarti a diventare un campione NBA. Un'icona della musica e della moda, l'MVP della città, cioè possiamo diventare Dio in poche parole, ovvero il massimo onore per ogni giocatore che si rispetti. Ok. Parla con le persone che hanno l'icona missione sopra la testa per sbloccare nuove missioni e completare quelle in corso. Puoi visualizzare quali siano nelle sezioni progressive. Ok. Generalmente il tuo amico Rick è nel tuo appartamento a pianificare le tue prossime mosse. Se vedi un'icona missione sopra la sua testa, ha qualcosa di importante da dirti. Parlaci. Ok, ok, va bene, ci spiegano le basi. Ok, c'è qualcosa da dirci. Allora parla con Rick e scopri quali opzioni hai ora che ti sei sistemato in casa nuova. Ok, oddio, però ci sono delle cose. Vediamo. Apriamo, ci spiegherà forse lui. Andiamo a vedere. Madonna. C'è comunque degli armadi, ragazzi. Ok, let's go with my options again. Great. Alright, so obviously the goal is the NBA, but the question is, how do we get there? Now, we could declare for the draft right now and take our chances. After that's an afterthought in the second round, or not at all, ruin my career. Doesn't sound good. Yeah, I'm not into none of that, Rick. Okay, well then we could do college or G League. Right? Okay, since you're still hesitant, maybe you need a new perspective. Lucky for you, I got a couple guys lined up that might be able to talk both options with you. Hey, look at you, Mr. Manager. Way to leverage those connects, bro. You act like I ain't been networking since kindergarten. True. Look, anyway, I got you a meeting with Che. Play for Portiche? Mm-hmm. You know him, bro? Nah, he knows you. He's a fan of the channel. I hit him up on socials, he responded immediately. Oh, that's what's up, bro. Like, he said he'd love to talk with you about college. I mean, obviously with him being a 4-year guy who went through a lot, he knows better than most. Oh, word.
Yeah. Yeah, I also got you a meeting with AI to talk about G League. Allen Iverson. Wait. Allen Iverson. No. You got me a meeting with AI, bro? That's the name? No. What's up? The other AI. Ah, okay. Oh, yeah. Yeah, that makes sense. I saw he was going for the team. He's done a lot of growing up over the years. Quello degli altri NBA. Niente, sei rimasto malissimo. That's nice to you, bro. Look, I'm not gonna make no money as your manager if you sell an unlocked cell phone out the back of the barbershop, you know? Heartwarming. Look, you know, if you want to get a little run in while you think it over, you should hit up some of the courts around the city. I mean, I got some great ballers out there. Good pickup games. Hey, look, I'm gonna check that out, bro. But for real, I appreciate you putting all this together for me, bro. That's major, fam. Like I said, man, I can't have you flipping burgers. I like burgers, though, bro. You know the ones Go. Go talk to Chad. Go talk to AI. Get your mind right, and then come back and we can talk business. Vabbè, so you don't want no burger? No. Just go. I'm leaving. Scusate un secondo, il controllo che stia registrando come sempre. Ok. Perché ogni tanto mi fa sempre paura che vada tutto quel paese. Ok, allora, parla con Che vicino al campo 5 contro 5 e parla con AI vicino alla palestra. Ok, andiamo. Oddio, cioè, comunque siamo inquietanti, ragazzi. 1000 punti MVP. Che cacchio sono 1000 punti MVP? Calmi. È una grande città. Accedi alla mappa con... Ok. LB per accedere all'equipaggiamento. Non perderti, usa la mappa per vedere come impostare una meta. Ok, per scoprire velocità e distanze, usa un video. Hai già a disposizione uno skateboard nel tuo inventario LB, altri veicoli disponibili nei negozi della città. Quando sei a piedi puoi correre più velocemente premendo RT. Ok, va bene. Allora, prima di andare a parlare, vi stavo dicendo all'inizio. Sì, vi stavo dicendo, noi siamo in... esce dal mio corpo. Vi stavo dicendo, noi siamo delle, in teoria, guardie, ma possiamo fare anche playmaker di 2 metri e 3, mi pare, perché siamo 6-7, la conversione mi pare che dovrebbe essere 2, non me la ricordo esattamente. Quindi io dissi, madonna, quanto cacchio è grosso questo? Aiuto. Ok, io penso che sceglierò prima il college, poi eventualmente andare in NBA oppure anche passare dalla G League, che può sempre essere utile per migliorare. Arrivi con calma, però intanto ti fai vedere e tutto, perché andare sicuramente subito in NBA non sicuro, perché non avrebbe senso tornare avanti, perché dove vogliamo andare? Siamo un 60 e tutto. Sì, ho un paio di punti che ho caricato, mi pare che adesso dovrebbe essere un film meno 5000 che ho caricato, quindi che almeno abbiamo un primo boost iniziale giusto per evitare di far troppo schifo. Oddio, mi è passata, no, ci devo parlare io. Hey, all right, MP, what up, baby? Nice to meet you, man. Look, I appreciate you talking to me. Hey, no problem, bro. Your boy Ricky sent over your tape, man. I gotta say, you got a little game. I got a little game. Just a little bit. I appreciate that. You could use some work, not gonna lie, but the potential's there, man. I think the G League would be good for you. Put me up on game. Why you think that? All right, so check this out, man. Like, G League is different from when I was coming up. Okay. Like, I didn't have all my stuff together back then. It was a different road. Like, you know I'm playing for Team Ignite, right? Yeah. Okay, yeah, so... Yeah. So we didn't have anything like that back then. Like, it was kind of a every man for himself sort of vibe. Mm-hmm. But now, Team Ignite is basically designed to help top prospects play at a pro level, right? Yeah. So that's why I signed with them. Like, I want to help the next generation learn the way that I was taught by my mentors. Hey, man, I respect that. I really do. Yeah. Not to mention, I mean, you're already a pro, so you're free to pursue whatever opportunities that you can get, man, assuming that you can play at a level that sponsors want to look at you. Hey, I hear you, bro. What the money look like? Oh, it's good. It's good? It's good, bro. That's dope, man. Do you... I mean... YouTube paga, not really, man. Like, everything that happened to me is kind of what made me who I am, but I will say, man, it's difficult, right? Like, they expect you to play like a pro. Yeah. Right, so you got to give it your full commitment, no exceptions. They will cut you from the roster like that. Oof, that's intense, bro. Yeah, it can be. You got anything else you want to tell me? Well,
You know, G League is way different from college, right? Like, you got better facilities, better training, better access, and all that sort of thing. And you need to learn how to train your body like a pro, okay? So get in the gym, get your workouts in, get that muscle up, all that sort of thing. You're gonna take that knowledge with you for the rest of your career. AI, I'm always looking for a way to get an edge, man. That sounds good to me. That's good, bro. Well, listen, I gotta get going, but if you got any other questions, man, feel free to reach out. Your boy Ricky knows how to contact me. Appreciate that. Look, I appreciate you, AI. Thank you. No problem, bro. Hey, keep working on your game, man. It's a long road ahead. Ok, allora, fatti strada da solo nella sempre più popolare G-League giocando per gli Ignite. Come lo vuoi pronunciare? Allora, guadagna un acceleratore per i miei punti 5% permanente per migliorare più velocemente il mio giocatore. Cerco opportunità di sponsorizzazione nei giorni liberi per guadagnare. Scusate, ma mi sta risalendo sempre di tutto che non sto ancora benissimo. VC e costruire il tuo brand personale. Preparati per la Lega giocando contro talenti calibro NBA. Incontra la stampa per evitare che le notizie su di te sfuggano di mano ed esercitarti nell'intervista. Beh, bellissima la G-League. Se avrò la possibilità di farla dopo, io penso che, ripeto, farò prima il college. Sarà qualcuno per giocare? No, adesso no. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Insomma, nel prossimo video andiamo a parlarci. Era una tizia abbastanza sexy. Comunque, potevo lasciargli il mio numero, ma non siamo ancora abbastanza popolari. Ah, sì, ma scusate, io c'ho lo skate. Almeno andiamo un po' più veloce. Come funziona? Penso che vi taglierò questa parte. Eccoci qua. Jay, right? Yo, man, I'm a big fan. I'm MP, bro. Hey, what's good with you, little Woody? Nice to meet you, man. Hey, look, thank you for taking the time to talk to me. Seriously, bro. Oh, it's all good. I'm a big fan of your work, so happy to help any way I can. So your boy Ricky said you had some questions about college, right? Nice. Yeah, man, look, I'm weighing a lot of options, and I think I need somebody to just help me walk through this college route, you know? Hey, I'm a big fan of college, man. Yeah. I had my ups and downs, but I ended up staying all the way up to my senior year. Oh yeah, I remember that. But even if I left early for the league, I would still recommend it. And why is that? Nothing's gonna help you grow as a player like college, man. You find the right program that really knows how to nurture your gifts, you'll develop like crazy. And the whole point of college is development. I like that. You said something about important programs, right? What you looking for there? Well, different schools are good with different things. Some are great with big men. Some pump out defenders year after year, and others know how to open up your scoring. So it really depends on your gifts and, you know, your swagger and where you want to go with it. You got any drawbacks? Obviously, there's injury. I know you saw what happened with my guy. So that really didn't factor into my decision. Hey, look, you speaking nothing but facts, bro. Fair enough, yeah. And nothing's like the atmosphere of college, man. What? Yeah, the crowd, the campus. You're like a god there, MP. I like that. It's a good way to really get acclimated to the spotlight, man. I ain't really in the shadows, though, bro. I got a million on the social. Hey, la madusca. I keep your socials, man. You got it. But look, this is just for a reason. You want to go to the NBA? You want to be a star? College is your best bet by a lot, I'm telling you. Even after everything that you've been through, you still feel that way? Yeah. Even after what I went through, I wouldn't change the way I handled it. Oh. And it doesn't take away from what I learned or how I developed there. How you develop? You keep talking about development. Man, that's a word. I appreciate you, bro. Seriously. Hey, it's all good, man. Look, if you got any more questions, holler at me on the socials, all right? I got you. Or get my number from Ricky. Let's get some gumbo in New Orleans soon. Hey, I got you, bro. I believe in you. Thank you, man. What the fuck? Ecco, allora, i vantaggi del college. Scegli la strada tradizionale e mettiti...
e mettiti in mostra a livello nazionale giocando per un programma di punta. Allora, partecipa al torneo dell'eliminazione diretta e ottieni punti distintivo vincendo il titolo nazionale. Ok, figo, figo, classico dei college. La musica sottofondo è giusto per caricarci. Mettiti in mostra come promessa numero uno giocando a livello nazionale, ok? Partecipa ad allenamenti mirati per affinare le abilità base della tua build e ottenere potenziamenti attributi in vista del torneo. Ah sì, non vi ho raccontato la mia build. Diciamo principalmente non è un vero e proprio tiratore, ma può anche diventarlo perché le statistiche ce le ha. Però principalmente è uno che punta molto sull'atletismo, quindi sull'elevazione. Diciamo che in teoria l'ho cercato di fare appunto molto simile al sottoscritto. Ovvio non metto la mia altezza, anche perché sennò è un problema. Voi direte, ma sei un nano? Diciamo, per il basket sì, normalmente no. Ho 1,85 m, quindi diciamo che non sono un nano. Nel mondo del basket sì, anche perché tutte le persone praticamente che conosco hanno almeno 1,95. Probabilmente non hanno una mamma che possa come la mia. Un saluto a mia mamma che segue i video, ciao mamma. Ok, quindi diciamo che appunto principalmente il nostro attributo sarà l'elevazione, appunto sulla forza fisica, visto la grossezza delle spalle e tutto. Ovviamente il college saranno tutti che saranno 7 volte più grossi di noi, come sempre. Vediamo, ultima cosa. Rimani non professionista, passare alla G League dopo il college? Ah, possiamo passare. Non è possibile andare al college dopo aver giocato nella G League. Ah beh, grazie a lui. Quindi possiamo fare college, G League e NBA. Bello, subito. Sì, io direi così. Oddio, portami a casa. Se ti trovi lontano dal punto e vuoi tornarci il prima possibile, prova a usare spostamento rapido. Devi solo premere RB. Ah, ti è diventato solo. E confermare. Così sarai portato all'istante a casa, dolce casa. La città è piena di cose da fare e a volte non c'è tempo da perdere. Buon viaggio. Ah, figo. Cavolo, ti fa risparmiare tantissimo tempo, così. Oddio. Parla con Rick. Ah, se abbiamo messaggi o qualcosa altro. Attenzione, aspettate. Sui social. Quanta roba. Ho appena visto un tizio altissimo in città. Era MP per caso? Non seguo molto il basket. Ho appena visto MP in città. Che figata vedere la sua carriera così da vicino. MP ha preso un'ottima decisione scegliendo il college, ma per quale programma opterà? Altri dettagli nel mio articolo di questo pomeriggio. Ma io non ho ancora scelto niente. Insultatelo nei commenti. Chi caspita è Storichi che per MP gli sta finendo la sua intera carriera? È troppo giovane? Io buh. Ok, ci sono i primi dubbi, insulti. Ok. Continuano a mandarmi video di un certo MP che gioca a Street Ball, dicendo che sarà il prossimo fenomeno. Ma qualcuno ha mai difeso in una partita di Street Ball? Mi spiace, ma non posso prenderlo sul serio. Guardiamo oltre. Attenzione, per prime persone che ci vengono un po' contro, che ci può stare. Detto tra noi, molti dirigenti di Lega vorrebbero vedere MP agli Ignit. Legittimerebbe questo tipo di scelta agli occhi delle promesse future. Dovrebbe andare dritto in NBA, a tutte le carte in regola, con il giusto programma di allenamento potrebbe fare grandi cose. Ok, vabbè, più o meno le cose sono tutte queste, dai. Sono sempre quelli che ci dicono di fare una cosa. Boh, guardiamo l'ultimo. Sono di ritorno dal mio viaggio segreto in Germania e la città è carica. Bellissimo tornato. Ah, tutto qua. Messaggi, scusate. Ricky. Cosa ci scrive? Sei una merda. No. Ehi, ho bisogno che torni a casa. Che si dice? Ma cazzo cos'è? No. Ho qualcosa di importante da farti vedere. Aiuto. Dovrai essere più specifica. Un attimo. Centrale elettronica. Ovvio, sai che adoro i gadget. Speravo avere qualche foto strana. Ci vediamo presto, sarò lì tra poco. Adesso mi teletrasporto, non preoccuparti, in tutti i sensi. Ho appena parlato con Crispy che ti ha invitato alla sua palestra per qualche esercizio. Ci saranno parecchi giocatori dell'NBA. Oh, ti dimmi cosa. Un attimo! Vai alla sua palestra quando sei pronto, è meglio che ci vai
per impossibile non resta molto tempo per migliorare le interpretazioni del draccio. Va bene, eh? Impegnati al massimo, ok? Il giocatore. Vabbè, ok. Dovremmo andare in sta palestra. E qual è? Scusate. Oddio, cosa ho premuto? Missioni. La prima partita alla palestra, chi vince viene invitato di nuovo. Nessuno era in grado di dominare una partita come il compianto Kobe Bryant. Ovviamente sblocca la mentalità del Mamba vincendo 4 partite open alla palestra contro giocatori sempre più forti. Dopo averla sbloccata potrai cambiare il tuo impeto prima di ogni partita. Carino, ma con calma. Parliamo con Ricky. Io direi che ci becchiamo direttamente là. Intanto guardo solo un secondo, che come dico animazione, qualcosa di animazioni, non so che cazzo succede. Ah no, ci dicono ok che dovremmo fare varie cose. Ok, boh, ci vediamo lì dai direttamente. Eccoci qua. Allora, andiamo a parlare con Ricky. Vediamo cosa ci dice, dai. What's this urgent matter you gotta talk to me about? I never said urgent. Learn to read. No, learn to communicate. Learn to appreciate me. Learn to recognize when your best friend, who clearly loves and respects you, is just giving you a hard time, bro. Chill out. Oh, I love when you get all sentimental. You know, it's adorable. No. I think you mean sophisticated, mature, not afraid to be vulnerable. Different things, bro. Definitely adorable. All right, so look, I've been working on setting up this MyHub app for you. You can actually access it through the TV. Oh, that's what you've been working on. Yeah, look, it's a productivity app that I downloaded, right? All right, now, it's still in beta, so there might still be some bugs, but it lets you keep track of all kinds of stuff from the same screen. Hey, good looking out, Rick. Yeah, so anytime you got something important to attend to, it'll be on this screen. I mean, season schedules, endorsement opportunities, important social messages. Yo, that's dope, bro. I appreciate you setting that up. That's fire. Yeah, man. Now, you know you'll actually have to play some real games to get endorsement opportunities and schedules, which actually brings me to my next point. You ever hear of someone named Chip Seymour? Chip Seymour. Yeah, he's on the Flex, right? Mm-hmm. Yeah, I think somebody had him tuned in at 98.9 at the park yesterday. Yeah, he's like the morning drive guy, but yeah. Look, check this out, man. Everyone in the city is talking about our newest resident MP. The basketball sensation who moved here to do, what exactly? He hasn't declared for college. He hasn't signed with the G League team. He hasn't done anything to prove he takes his basketball career seriously since winning a few games in high school against a bunch of future pickup ballers. Now, I'm a fan of basketball, the sport, and it's played at the highest level in the NBA, not on social. So until MP starts doing something to prove he's serious about the game, I'm gonna keep on not caring about what he does. Disagree with me? Give us a call and we'll talk about it. You're listening to Chip Sable on 98.9 The Flex. Okay, so some boomer on the radio don't get what we about. What's new, Rick? Alright, that dude is a clown, yes, but look, he's right about this, bro. Like, you gotta make a decision soon, or the public perception of you is gonna shift in a way that even I'm not gonna be able to fix. I hear you. Si parte, cos'hai deciso MP? G League, college, ti candidi per il draft per andare subito in NBA, forse potresti giocare con i tuoi Vipers nei campi della tua affiliazione mentre esplori la città e completi le missioni? State a decidere. Quando sarai pronto a fare il prossimo passo nella tua carriera, contatta Ricky e informalo del percorso che vuoi intraprendere. What? Intraprendere verso l'NBA. Ok, io direi che se non ci sono altre animazioni, ok, di stoppare un attimo la registrazione, anche perché sono mezz'ora, anche se non è che abbiamo fatto quanto, probabilmente sarà un po' di meno per ritagliare una parte. Ah,
Io direi di lasciare tolgo le cuffie perché sennò è un casino. Io direi di concludere qui il primo episodio, anche se non abbiamo fatto nulla di tale a livello di basket, ma secondo me già dal prossimo ci sarà tantissimo. Altra area, sto benissimo. Quindi vi esorto a lasciare un like, un commento, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, seguirmi su Instagram Enrico Canzoni Pingu per non perdere altri video, soprattutto il secondo episodio di NBA 2K22 My Career, bisogna essere international fino all'ultimo, e quindi probabilmente nel prossimo video sceglieremo il college, chissà quale sceglierò. Seguitemi e lo saprete. Ciao.